Salve ragazzi e ben ritornati al mio canale. Oggi di cosa andremo a parlare? Oggi vi parlerò di un altro atomizzatore di casa Ephonix e in particolar modo del Legend, la leggenda che continua. Ok, andiamo a vederlo da vicino come com'è realizzato in tutte le sue parti e per attestarlo e a vedere, a fare anche una rigenerazione insieme. Eccoci qui ragazzi, questa è la confezione in cui ci arriva l'atomizzatore, il Telegend. Andiamo ad aprire e all'interno ci ritroviamo l'atomizzatore. Airflow con fori aria più piccoli da 1 mm per 6 mm e poi abbiamo spare parts abbiamo ring di ricambio. Viti e pin sostitutivi per la trasformazione in RDA. Mettiamo qui. Ecco qui. Viti per le torrette di ricambio. E vite per chiusura pin BF. Adattatore 510 tip da 810 a 510. Anellino per la trasformazione dell'atomizzatore in RDA. Drip tip in ultem 510. E poi abbiamo due chiavi esagonali per il montaggio. Ok, andiamo a vedere l'atomizzatore, come è realizzato. Così come lo vedete montato è un RDTA. Abbiamo una capacità di 2 ml di liquido. Numero seriale 911 di 2000 prima batch. Swiss made. Come misure abbiamo in modalità RDTA abbiamo un'altezza senza drip tip di 26 mm e mezzo. In modalità RDA abbiamo un'altezza di 22 mm e mezzo. Andiamo a togliere il cape, l'airflow. Vi faccio vedere l'interno e da considerare che tutti i materiali sono di primissima qualità, di cui acciaio 316 316. Ottone placcato oro 24 carati, tutto il deck come potete vedere. Quindi è realizzato in principal modo con materiali nobili. Pin anche in ottone placcato 24 carati, oro. Particolarità di quest'atomo, abbiamo il serraggio fili che è costituito
tue pinzette a molla. Modo. Per il serraggio, se usiamo dei fili normali 0,40, 0,50, 0,60, tranquillamente possiamo alloggiarlo qui nel fianco e stringere. Per delle Clapton, dei fili più spessi, di uno spessore più grande, bisogna pre-tagliarle e quindi inserirle nella pinzetta e stringere. Andiamo a rimettere la vite. Ok. Come coil possiamo alloggiare coil fino a uno spessore di 6 mm. E 12 mm di lunghezza. Ok, per trasformare l'atomizzatore da RDTA in RTA, allora userò questa chiave per una questione di comodità. Andiamo a sfidare prima il pin. Così. Togliamo questa vite laterale. In questo modo. Quindi eliminiamo queste due viti, mettiamo da parte. E qui abbiamo il piatto, anellino tank. E O-ring inserita già all'interno. Da questi due punti sale il liquido per andare nel deck. Ok, adesso andiamo a montarlo in modalità RDA. Anellino piccolo. E piatto. Centriamo questi due fori e prendiamo le viti più corte. Andiamo ad avvitare 1 e 2. Stringiamo il pin e stringiamo la vite. Perfetto. Ed ecco l'atomizzatore montato in modalità RDA. Adesso lo andiamo a guidare sulla nostra base. Così. E andremo a fare una rigenerazione. Userò del Nichrome 90, questo qui, da 22 gauge. Vediamo. E lo farò su supporto da 35. Tre millimetri e mezzo. In questo modo
farò 6 spire, 3, 4, 5 e 6. Sembra tagliato su misura il filo, eh? In questo modo andremo ad alloggiare nelle pinzette, in questo modo, praticamente per inserire le coil, le Clapton coil, vi consiglio di tagliarle in questo modo, così avete un'installazione più facile. Ok, andiamo a stringere, molto semplice. Perfetto, ci regoliamo le nostre spire. Prova di accensione. Perfetto. Come altezza seguo le linee guida, le gambette della coil quindi verso l'alto. Modo foro aria passante. Ok, andiamo a inserire il codone. Userò questo qui. Mettiamo un bel ciuffetto di codone. Perfetto. E tagliamo il cotone in eccesso un millimetro fuori il deck, così. Una e due. Apriamo un po' il codone, così, e mettiamo dentro. Uno. E due. Perfetto. E la nostra coil è sistemata. Ora lo andiamo a montare sulla box. Vediamo lo squonk.
Come vedete, il cotone si sta irrorando. Lo squonk non è aggressivo, ti dà una possibilità di dare una bella forza nello squonk, ma sempre con le dovute cautele, senza eccedere troppo, eh. Perfetto, la coil è ben irrorata. Prova di accensione. Perfetto. Ora andiamo a inserire, userò dai floor con i fori più grandi, 2 mm per 1,2 per 12 mm. Monteremo il drip tip che non vi avevo fatto vedere, abbiamo è realizzato in questo modo. Salva schizzi. Che devo essere sincero, conduce molto bene il vapore e ci evita di arrivare, di farci arrivare degli schizzi in bocca. Ok, ed ecco montato il nostro Legend in modalità RDA. Con airflow di sezione più fori più grandi. Facciamo una prova di vape. Ottima rigenerazione. Ok, ragazzi, passiamo una prova di vape e alle considerazioni finali. Rieccoci qui ragazzi con il nostro Legend. Allora, adesso ho montato il cape con i fori più grandi, come potete vedere. Andiamo a sconcare. Perfetto. Chiudiamo. Facciamo una prova di vape. Così abbiamo praticamente i fori d'aria totalmente aperti e con il drip tip grande che vi ho fatto vedere. Grande vapore, ottimo aroma, veramente è un hit abbastanza deciso. Adesso andiamo a sostituire il cap. Questo con i fori grandi, questo qui, e inserirò questo qua, con i fori più piccoli. Prendiamo il top cape. Perfetto.
e gli mettiamo l'adattatore 510 con drip tip in ultra. Prova di vape. Qui abbiamo un vaping più lineare, più equilibrato, meno aggressivo, ma di ottima qualità, devo dire. L'aroma, avendo i fori più piccoli, il flavor è ancora. Si sente ancora meglio. E sinceramente è più gradevole per un vaping di tutta la giornata. Contiamo. Veramente un flavor appagante. Veramente appagante, devo essere sincero. È un flavor veramente appagante. Il mio vaping è di 0,6 di nicotina e devo dire che qui mi colpisce molto, eh. L'hit mi colpisce e mi dà una sensazione veramente appagante. Quindi, che dire, ragazzi? Allora, questo è il drip tip che vi ho fatto vedere di casa Ephonix, ma eventualmente si può sostituire e mettere un altro drip tip. Quindi ne ho uno a caso, sempre in ultem, così. Devo dire che è un Atom abbastanza valido. Abbastanza valido, devo dire che Phonix nel suo percorso ha fatto veramente due Atom veramente validi, tra cui questo che è Legend e questo che è il Mitico. Veramente, ragazzi, due Atom validi che ve li consiglio alla grande. Sono veramente fatti bene. Un gran sapore, veramente, sono sincero. Ok, ragazzi, allora che dire, questo è il mio video, la mia recensione in merito al The Legend di Case Phonix, che veramente mi ha soddisfatto nel suo vaping, veramente. Quindi straconsigliato, come difetti non ne ha, come oversquonk non ha oversquonk, però se si eccede molto nello squonk, logicamente il liquido va su, quindi bisogna avere uno squonk non deciso, bisogna dare il giusto squonk ed va bene. Ok ragazzi, questo è il mio video, se ti è piaciuto metti un like, se non ti sei iscritto al mio canale iscriviti al mio canale. Un saluto a tutti, saluti fratelli Deni e Michael Baldelli e un saluto a tutti. Ciao ragazzi, un saluto da Davide. Subscribe to my channel, please.